Pur essendo stato smantellato circa 11 mesi fa, l'autovelox di Via di Sotto continua a far discutere. In appena 6 mesi, ricordiamo, 20.000 contravvenzioni elevate ai veicoli che all'epoca non rispettarono il limite di 30 km orari. In 300 si sono rivolti al giudice di pace vincendo la causa. Lo scontro nel frattempo si è riacceso perché il Comune ha impugnato in tribunale già 50 sentenze. Sulla vicenda però emergono nuovi particolari che sono stati oggetto di una conferenza stampa convocata dal gruppo consigliare del PD al Comune di Pescara. Blasioli, presentata un'interrogazione scritta per chiarire alcuni aspetti, quali in particolare? Intanto non sono gli aspetti processuali. C'è una Cassazione che dice che l'onere della prova di dimostrare che gli apparecchi autovelox siano omologati spetta alla pubblica amministrazione, cioè al Comune di Pescara. Il Comune di Pescara ha perso alcune cause in primo grado perché non ha dimostrato l'omologazione. Da un accesso agli atti fatto sul disciplinare di gara tra il Comune di Pescara e la Cross Control, che è la società che ha fornito questi autovelox, c'era scritto all'articolo 14 che è motivo di risoluzione la mancata omologazione del prototipo di autovelox. Il fatto che questo non sia stato fornito nelle cause dal Comune di Pescara ci lascia molti dubbi. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione. Poi ci sono anche altri aspetti che nascono da un gruppo di studio che è stato portato avanti con Carlo Spaziani, l'ex ufficiale della Polizia Municipale di Roma Capitale, che ci ha aiutato noi, ma anche tanti altri consiglieri di Scafa, di Pianella, di Bussi, di Cepagatti. Insomma, un lavoro in progress che adesso arriva al Comune di Pescara per ottenere risposte certe, tant'è vero che l'interrogazione è un'interrogazione scritta, su questi punti. Di fatto, Blasioli, il problema non è stato risolto. Adesso non c'è più l'autovelox, però bisogna salvaguardare, tutelare la sicurezza. È questo il punto fondamentale. Tutelare la sicurezza è una cosa che secondo me mette d'accordo tutte le forze politiche. Certo, tutelarle 6 mesi sì e 6 mesi no lascia molto perplessi. Ma questo lavoro va portato assolutamente avanti perché è in corso una nuova gara del Comune di Pescara. Costerà ai cittadini di Pescara 432.000 euro per nuovi 12 apparecchi semaforici che rileveranno le infrazioni sulla città.